rovescia per il nuovo anno. È iniziato il conto alla rovescia per lo spettacolo dell'anno che verrà qui da Piazza Mario Pagano a Potenza. Sta per iniziare, infatti sono le 17.30, questa sera non siamo in diretta, anche se vedrete in sovraimpressione la scritta diretta, ma stiamo registrando, sono le 17.30. Piazza Mario Pagano si sta già affollando dei tanti che stanno arrivando qui in piazza per partecipare allo spettacolo mediatico di Rai 1. Saranno in 4.000 le persone che potranno avere accesso alla piazza. Noi siamo in compagnia per la terza sera consecutiva con il sindaco della città di Potenza, Mario Guarente. Buonasera a tutti. So che fanno fatica ad ascoltarmi, ci ascoltiamo davvero molto poco perché alle nostre spalle ci sono le ultime prove per poi andare in onda a partire dalle 21 e c'è il presidente del consiglio comunale della città di Potenza, Francesco Cannizzaro, ben trovato. Buonasera a tutti e buon fine 2019. E il buon inizio invece lo daremo da domani, mentre quando inizia? Mentre questa sera ci godiamo questi ultimi sgoccioli, queste ultime ore del 2019, ci godiamo anche queste prove in attesa dello show che andrà in onda a partire dalle 21 su Rai 1 e anche in diretta su Radio Rai 1. Allora sindaco, è tutto pronto? È tutto pronto, la prima bottiglia è stata già stappata, come potete vedere, della bottiglia della felicità dei potentini e dei lucani che si stanno godendo appieno questo bellissimo spettacolo, e questo già ci aiuta a concludere al meglio questo 2019 che sarà di buon auspicio per un buon 2020. C'è una bella atmosfera, presidente Cannizzaro, che ne pensa? Come farete i prossimi anni? Allora, intanto secondo me dobbiamo fare veramente un ringraziamento a tutti i nostri cittadini che hanno risposto benissimo a questo evento. Questa serata lo dimostra, le sere precedenti lo dimostrano. Per il 2020 dobbiamo essere un po' più bravi. Io, come dire, approfitto della presenza del sindaco per raccomandarmi a lui in questo senso, nel senso che è bene seguire la scia di entusiasmo che questo evento ha portato per portare nei prossimi anni, diciamo, a fare sempre meglio, ecco. Restate ancora con me per questi 20 minuti. Intanto, nelle serate precedenti, in questa nostra trasmissione che abbiamo voluto organizzare con gli amici di Ufficio Stampa Basilicata e di Mediarea, questa sera lo dico bene, infatti Canio che è alla telecamera insieme a Francesco Cutro che è accanto a lui mi fanno ok, abbiamo raccontato, abbiamo avuto come ospiti i lucani che calcheranno il palco di Rai 1 questa sera. Nelle serate precedenti abbiamo ascoltato in Musica Manovella, ieri sera abbiamo ascoltato Gianni Basilio, questa sera non potrà essere qui con noi per ovvie ragioni perché si starà preparando, ma Giuseppe Cutro l'ha sentita ai nostri microfoni. Si tratta di Rosmi, che sarà un'altra lucana originaria di Calvello, che questa sera salirà e si esibirà sul palco della RAI. Siamo con Rosmi, prima volta sul palco del Capodanno RAI, un concerto che è sempre più lucano con altri artisti, tra cui anche te. Qual è la tua impressione per questo evento? Ma su quest'anno sono felice e orgogliosa di questa cosa, inaspettata tra l'altro, perché ormai non avevo perso le speranze. E proprio Melloni ha citato poco fa l'idea che comunque ha sempre portato avanti gruppi popolari di musica più che altro folk tradizionale, invece quest'anno ha fatto una scelta anche cantautorale e questa cosa mi inorgoglisce, perché comunque la Basilicata è anche questo, cioè ci siamo anche noi che comunque portiamo avanti la nostra musica, i nostri brani, ed è una forza per noi stessi artisti. Arrivare in Basilicata per me è comunque un'emozione molto più forte, perché mi sento a casa, c'è gente che mi conosce e quindi ti rapporti con un pubblico più tuo, ecco, e quindi è molto più bello. Era Rosa Maria Tempone, cantautrice, attrice originaria di Calvello in provincia di Potenza, già nel 2016 premio Mia Martini, quest'anno salirà sul palco della RAI e omaggerà la sua terra d'origine cantando un brano di Mango. Alle nostre spalle intanto stanno per salire sul palco Benji e Fede per le prove, noi continuiamo invece questa amabile chiacchierata con il sindaco e con Francesco Cannizzaro e chiediamo a Francesco Cannizzaro, sta procedendo tutto per il meglio anche dal punto di vista della sicurezza?
sicurezza e della viabilità in città? Beh, credo di sì, insomma, le presenze qua in piazza dimostrano che comunque sta funzionando tutto quanto piuttosto bene. Sicuramente qualche disagio i cittadini lo hanno avuto, ma le ragioni di sicurezza, insomma, sono più importanti rispetto alle comodità dei cittadini. Di certo c'è che per un evento del genere qualche sacrificio lo richiede, per cui credo che i potentini siano stati felici di sopportare qualche piccolo disagio pur di avere, insomma, questo tipo di atmosfera che è onestamente bellissima, è una cosa che fa venire i brividi. Sindaco, voi sarete attivi come centrale operativa anche questa sera. Che ritorni ha avuto in questi giorni dai commercianti, dai cittadini in generale? Sono tutti ultra felici, davvero aspettavano con grande entusiasmo questo momento, come dicevo prima, ho usato una metafora che è quella della bottiglia che viene stappata, una bottiglia di felicità. La risposta è questa, quindi il ritorno da parte dei commercianti e dei cittadini è stato sicuramente pazzesco. Adesso già tutti si interrogano su quello che dovrà accadere domani e quindi ho già detto ai commercianti che il 3 gennaio ci metteremo a tavolino per decidere cosa organizzare non l'anno prossimo ma da qui ai prossimi mesi nella città di Potenza. Con questo Capodanno, con l'edizione 2019-2020 dello show della RAI qui da Potenza, si chiude anche il ciclo dei Capodanno RAI in Basilicata, iniziato nel 2015, prima a Matera, poi ancora a Potenza nel 2016, a Maratea nel 2017. Matera nuovamente lo scorso anno e quest'anno Potenza, un cammino lungo della RAI che ci ha fatto affezionare ancora di più alla TV di Stato, ma che ha fatto affezionare anche i protagonisti della TV di Stato alla nostra terra. A questo proposito noi abbiamo ascoltato il conduttore dell'anno che verrà, Amadeus, l'ha sentito ancora una volta Giuseppe Cutro ai nostri microfoni, che ci racconta le impressioni della nostra Basilicata. Io sto bene qui, devo dire, come dicevamo durante la conferenza stampa, è come andare a trovare a casa un amico che ti apre le porte, che è ospitale e che ti fa stare bene quei giorni che precedono la notte di Capodanno. Io cerco sempre di venire qualche giorno prima proprio per godermi anche un po' di vacanza e un po' di calore cittadino che devo dire è forte, insomma, è bello. Ricorderò questa esperienza con grande affetto, perché mi porto dentro, che sembra una banalità ma non è così, l'affetto delle persone, l'ospitalità, la semplicità, la gentilezza, la discrezione, sono tutte cose che appartengono generalmente all'italiano, perché questo appartiene al nostro paese. Conoscevo poco la Basilicata, c'è un grande orgoglio, c'è una grande tradizione, cultura, la consapevolezza di avere a disposizione una terra bellissima e che è giusto che la gente conosca, quindi io conserverò in questi 5 anni molte belle cose, molte, proprio da turista aver visto Potenza, Matera, Maratea, probabilmente non mi era capitato prima e difficilmente nel giro di 5 anni forse avrei visto queste 3 città tutte insieme, e l'ho fatto, e quindi ringrazio la Basilicata per l'ospitalità e Rai 1 per avermi permesso di fare il turista e di divertirmi. A voi. Torniamo immediatamente in diretta, anche perché ne approfittiamo del silenzio che c'è in questo momento per le prove del Capodanno. Diamo ancora qualche nota di contesto, l'abbiamo detto prima, questa sera non siamo in una vera diretta, anche se leggete in sovraimpressione diretta, ma stiamo registrando perché alle 20 sarà difficilissimo poter parlare in tranquillità dinanzi ad una telecamera ed avere anche i nostri ospiti qui con noi che gentilmente ci stanno, che comunque saranno in piazza. Sì, vogliamo vivere questo momento insieme ai nostri concittadini, perché riteniamo che sia giusto così e che sia bello così. Allora, mi ha fatto venire una domanda, sindaco: quale canzone si aspetta e quale canzone canterà a squarciagola? Felicità di Albano e Romina. E lei invece? Allora, no, in realtà me l'ha rubata, però io sono un fan degli Stadio, per cui qualsiasi canzone degli Stadio la canteremo con grande passione. E allora noi, che saremo tutti incollati alla TV, saremo in piazza qui a Potenza, abbiamo voluto raccogliere anche qualche piccolo suggerimento, tanto per il brindisi di fine anno quanto per i libri da leggere nel 2020, e ascoltiamoli, guardiamoli insieme.
e vediamo anche i commercianti potentini come stanno aspettando il Capodanno. Allora, siamo tutti molto euforici, contenti di questo Capodanno in Piazza Prefettura. Ovviamente daremo la possibilità ai nostri clienti di venire anche di sera, come abbiamo fatto qualche anno, 3 anni fa, quindi saremo aperti per tutta la notte, almeno noi. Il libro del tuo 2019 è il più atteso del 2020. Allora, i nostri libri, anche quelli più venduti, oltre che di un'altissima qualità, sono sicuramente gli autori lucani. Quindi tutti gli autori lucani sono andati molto bene, le vendite benissimo. Il mio preferito, devo dire, che è un libro delle Naudi di Viola Ardone. Proprio posso fare nome e cognome, si chiama Il Trino dei Bambini. È il libro più atteso del 2020? Direi Lorenzo Marone, febbraio, uscirà un nuovo libro di Lorenzo con le Naudi, sicuramente Manzini, e si aspetta il postumo, sicuramente, proprio più atteso di tutto l'anno, il postumo di Camilleri, che concluderebbe le vicende del commissario Montalbano. Potenza si riscopre, una città rinata per queste festività natalizie. I commercianti potentini come stanno reagendo al fascino del Natale ma anche del Capodanno Rai? Sì, come detto, effettivamente dopo diversi anni finalmente si respira un'aria natalizia davvero entusiasmante. I potentini hanno risposto, il centro è pieno tutte le sere, anche con le condizioni climatiche avverse. E il Capodanno Rai dovrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo periodo di festa. Vista la location nella quale ci troviamo, non possiamo chiederti, a mezzanotte della notte di Capodanno, come festeggiare? Cosa stappiamo? Beh, come la tradizione, sicuramente a mezzanotte scegliere una bollicina per festeggiare l'anno nuovo. Io, come al solito, consiglio di stappare dei prodotti italiani, visto che abbiamo degli ottimi prodotti come prosecco e frangiacorta, preferire sempre il prodotto italiano, magari al più blasonato prodotto francese. E se volessimo proteggerci da questo freddo, un distillato, qualcosa? Beh, questo è il luogo ideale. Possiamo scegliere dalla nostra grappa al cognac, al brandy, anche degli ottimi whisky, oppure per i più coraggiosi, ovviamente c'è sempre il gin tonic ghiacciato per quella notte. Allora io sarò costretto a fare un test, vediamo quale di questi distillati sarà il più appropriato, vi faremo sapere. Questi erano i consigli raccolti da Giuseppe Cutro, che ovviamente ha fatto un giro anche tra i nostri cuochi lucani per capire qual è il piatto preferito dei lucani o qual è il piatto immancabile sulla tavola dei lucani per questo Capodanno, e ascoltiamo anche i consigli del nostro chef. Secondo Confcommercio, gli italiani spenderanno oltre 2 milioni di euro per il cenone di San Silvestro, ma si spenderà sicuramente di meno qui da Folie dello Chef, con lo chef Giuseppe Arro. Giuseppe, innanzitutto grazie di averci invitato e buongiorno. Buongiorno a voi. Arriva il consueto cenone di San Silvestro. Cosa cucinerai per i tuoi ospiti? Allora, come ogni anno, il menù del cenone è fatto a base di pesce, quindi preparerò un'insalata di mare rivisitata con un raviolo di barbabietola rossa saltato con della spigola e del timo al limone, dei fusilli con scampi e gamberi e un rotolo di salmone con un cuore di merluzzo in crosta di pane. E poi naturalmente il dolce, che sarà un semifreddo al torroncino con una salsa alle arance. Cucina di alto livello, ma anche tradizione. Qual è il piatto lucano che non può mancare al cenone di San Silvestro? Allora, secondo me nelle tavole lucane il piatto che non dovrebbe mai mancare per eccellenza è il baccalà e peperoni cruschi. E nel mio menù ho fatto, in chiave un po' più moderna, ho fatto l'entrée con baccalà e del peperone crusco. Hai parlato di caviale di peperone crusco, facci vedere di cosa si tratta. Allora, si chiama cucina molecolare, praticamente sono delle molecole di peperoni di Senise. Un altro piatto che non può mancare, mi dicevi, è senz'altro lo zampone con le lenticchie. Sì, zampone e lenticchie, che noi quest'anno lo presenteremo in un cartoccio. E allora, buon appetito a tutti, sedetevi a tavola, venite ovviamente a assaggiare le prelibatezze dello chef e buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Tornati ancora a Piazza Mario Pagano. L'altra sera, Francesco, ti do del tu, mi stanco darti del lei, anche perché è un clima così gioioso che lo rendiamo anche meno formale. L'altra sera, giocando, scherzando con il sindaco, ho chiesto com'è e quale sarà la potenza che verrà. Ribalto la stessa domanda anche a te.
Allora, la potenza che verrà, io mi auguro che sia una potenza felice come, come in questi giorni. Credo che molto dipenderà dai, dai potentini, che devono liberarsi di questa, di questo peso, un po' del pessimismo che troppo li ha accompagnati negli ultimi anni, e dovranno provare ad essere più ottimisti per il futuro, come già stiamo vedendo. Per quanto ci riguarda, noi potremo soltanto accompagnarli in questo processo, sostenerli in questo processo come amministrazione, però credo che molto di una città dipenda dai propri cittadini, e io credo che i potentini abbiano dimostrato in questi giorni di essere pronti per ripartire, per rinascere, per regalare, per regalarci una potenza diversa, una potenza nuova, una potenza finalmente allegra e gioiosa. Una potenza allegra, gioiosa e felice, fatta di atti concreti. Quali saranno i primi atti, sindaco, che metterete in campo nel 2020? Il primo atto, anche solo uno. Beh, adesso finito quindi il percorso del Capodanno, ci tocca ripiegarci in maniera molto più forte e veloce di prima su potenza città europea dello sport per il 2021. È un'occasione più unica che rara che abbiamo, io non mi stancherò mai di dirlo, non solo per rilanciare lo sport nella città, ma per riscrivere insieme la storia di una città che, come diceva il Presidente del Consiglio, per troppo tempo si era rassegnata all'idea che non potesse emergere. Questa è l'occasione per riunire il capoluogo di regione con tutti gli altri comuni della regione Basilicata e puntare a una Basilicata che cresca sempre, sempre, sempre di più. Devo dire, per chi ci sta seguendo, che è bello ascoltare i nostri amministratori, ma è bello soprattutto ascoltare il clima che c'è qui in piazza e viverlo, perché mentre chiacchieravamo, ad un certo punto, non so se la telecamera ha carpito anche l'ola della piazza e le voci della piazza che stanno cantando con i loro beniamini. Sul palco ci sono per l'appunto Benge e Fede, quindi noi auspichiamo che sia davvero uno spettacolo piacevole, non solo da guardare in TV, ma soprattutto sia uno spettacolo piacevole per la nostra città e per la Basilicata tutta. E allora, dato che ci stiamo avvicinando di gran lena al 2020 e in tanti saranno in piazza, noi abbiamo ascoltato e vogliamo dare ancora qualche consiglio che riguarda invece la sicurezza. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il responsabile della sicurezza, per l'appunto, scusate la ripetizione, il bisticcio di parole, ascoltiamolo ancora i microfoni con Giuseppe Cutro. Eventi come questi del Capodanno RAI l'anno che verrà, è indispensabile anche la sicurezza. Siamo con Luigi Laurita, responsabile della sicurezza, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, dici un pochettino qualche dettaglio e qualche informazione utile. Sostanzialmente ribadiamo che la piazza potrà contenere 4.000 persone in sicurezza, ci saranno due varchi di accesso, posti su via Pretoria, sono liberi, quindi chiunque voglia accedervi fino al raggiungimento della capienza massima è libera di accedervi. Ci saranno dei pass esclusivamente per i residenti, quindi per consentire ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni, e la macchina procede, quindi ci siamo quasi. Escluso l'accesso con bottiglie di vetro, alcolici, petardi? Sono state emesse le ordinanze sindacali del caso, quindi nulla di nulla, potrà entrarvi dentro. Noi siamo davvero in chiusura e voglio darvi qualche notazione. Intanto ringrazio il sindaco Mario Guarente e il presidente del consiglio comunale Francesco Cannizzaro, però vorrei tanto che Canio girasse l'inquadratura verso Francesco Cutro, verso Giuseppe Cutro, che è fermo lì e fa il chitarrista, e mentre noi parlavamo lui cantava e suonava, quindi è inutile che vi nascondete, fatevi vedere, anzi vieni anche tu in diretta, così come invito Francesco a venire accanto a noi, perché è giusto accompagnare questo countdown e questa bella atmosfera anche con un brindisi per augurarvi una buona fine dell'anno, un buon fine 2019, e lo facciamo insieme agli amici di Ufficio Stampa Basilicata di Mediaria e ovviamente insieme ai nostri amministratori. Vieni Francesco, pronti per stappare la bottiglia? Io direi, sindaco, mettiti anche tu accanto a loro, stappatele insieme. Non c'è Canio che è dietro la telecamera, si allarga, può venire anche Canio in diretta. Pronti? Ti faccio dire una battuta? Certo. Innanzitutto volevo fare gli auguri a tutti i follower di Ufficio Stampa Basilicata, e poi vorrei lasciare la bottiglia al sindaco di Potenza per questo primo brindisi. L'abbiamo insieme col presidente. Ma io tengo.
ecco qui. Auguri. Auguri alla città di Potenza, auguri a tutti i lucani. Sì, in diretta. Questi eventi sono la dimostrazione che gli sforzi e i sacrifici non sono mai vani. Brindisi facciamo a tutti i potentini e a tutti i lucani. Auguri. Grande sindaco, 2019. Cin. Buon 2020. Buon 2020. Auguri. Buona fine 2019. Buon inizio 2020. Allora facciamo un sorso e poi ci salutiamo. Ovviamente i bicchieri sono di plastica, non perché noi non siamo ecologisti, ma perché per ragioni di sicurezza in piazza è vietato portare cosa? È fatto assoluto divieto di portare al di fuori dei locali bicchieri o bottiglie in vetro e invitiamo tutti i cittadini insomma a rispettare questa norma. Lo so che bere il prosecco nel bicchiere di plastica non è il massimo, però come diceva bene il Presidente del Consiglio prima, i sacrifici richiesti ai cittadini sono ben ripagati da questo spettacolare evento, quindi un altro po' di sacrificio e godiamoci al massimo questa conclusione del 2019. E allora io faccio un passo e recupero la centralità in mezzo a voi quando sono circa le 18 e noi siamo alla fine di questa registrazione in piazza Mario Pagano, continuano le prove del Capodanno Rai, ci avviciniamo al 2020, la piazza si sta riempiendo e piazza Mario Pagano, noi abbiamo trascorso questi 20 minuti in maniera piacevole, spero insieme a voi, spero anche che in queste sere ci abbiate ascoltato e seguito con grande piacere e con grande interesse, così come i numeri ci hanno dimostrato. Noi vi salutiamo e vi auguriamo ancora una buona fine dell'anno, un buon cenone e un buon inizio del 2020. E da tutti noi auguri e buona serata, buon divertimento. Auguri. Auguri. Ufficio Stampa Basilicata, auguri. Grazie. Ciao. Da parte degli amici di Ufficio Stampa Basilicata, buon anno, ciao. Ciao, lettori di Ufficio Stampa Basilicata, un abbraccio, tanti auguri. Tutto figlio, tappa di amore. Grazie. Ah, ciao, un saluto agli amici di Ufficio Stampa Basilicata, sono Noemi, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti Ufficio Stampa Basilicata da Sandy Barton, saluto e fortuna. Ciao. Aiupi, aiupi. Allora, Basilicata, hey, ciao, buon anno. Grazie. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.